presentiamo subito il nostro ospite di oggi, è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avvocato Antonino Galletti, a cui diamo il buongiorno, il benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno presidente, tra i nostri ascoltatori certamente la comunità degli avvocati romani e comunque degli avvocati in genere è tra i nostri più attenti ascoltatori, quindi ci fa molto piacere oggi avere lei. Sì Antonio. Lo sai che il presidente Galletti è intanto molto bravo, non lo devo dire io, è come se fosse un sindaco di una grande comunità, perché nel territorio romano, che è il più grande d'Europa come numero di avvocati, anche come qualità, io credo, sono più di 31.000. Quindi veramente, presidente, sei sindaco di una grande comunità, che però oggi, come gli utenti degli avvocati stessi, soffrono molto, vero avvocato? Vero presidente? Sì, siamo in una situazione di particolare difficoltà perché abbiamo una normativa che ci impedisce di fatto di difendere al meglio i diritti e le libertà dei nostri assistiti. Questo perché in una prima fase la giustizia si è fermata, la cosiddetta fase 1, un po' come la scuola e come tante altre attività, ma dal 12 di maggio avrebbe dovuto ripartire la cosiddetta fase 2 e quindi riprendere sostanzialmente, sia pure gradualmente, tutte le attività, e invece purtroppo constatiamo che la giustizia, così come la scuola, restano ancora al palo, e questo è inaccettabile, in particolare in un periodo come questo dove i cittadini e i lavoratori hanno tanti diritti da far valere in giudizio. Senti presidente, io con Francesco Vergovici partiamo sempre dalla persona prima ancora che dal ruolo che rappresenta. Tu come hai vissuto da persona, da cittadino, questo periodo d'emergenza? Ma devo dire che personalmente all'inizio avevo un po' sottovalutato il problema, anche perché ero rassicurato dal vedere buona parte dei nostri vertici della politica che erano tutti tranquilli ed erano, si facevano riprendere durante festeggiamenti, aperitivi e in attività ordinarie, anzi invitavano le persone a non aver paura, a continuare a uscire e magari a consumare prodotti non strani, quindi avevo sottovalutato il problema. Poi con le notizie dei media, televisione, stampa, devo dire che ho preso coscienza della gravità del problema e ho cercato di restare il più possibile a casa, un po' come tutti. Per fortuna noi come avvocati, come studi professionali, abbiamo la possibilità di lavorare con le teleconferenze, abbiamo la possibilità di in alcuni settori di lavorare anche online, e quindi ho cercato di fare quello che riuscivo a fare dal punto di vista professionale insieme ai colleghi dello studio e al personale di segreteria attraverso le modalità telematiche. Ovviamente abbiamo lavorato molto poco, diciamo, no? Noi come avvocati siamo stati tra i professionisti quelli che hanno risentito di più della crisi, proprio perché la nostra attività principale, che è quella giurisdizionale, che si svolge presso i tribunali, non si è potuta svolgere perché gli stessi tribunali erano chiusi, quindi, o comunque garantivano soltanto i diritti principali, quindi le convalide, gli arresti, i diritti della persona, cioè, ma la stragrande maggioranza, il 99,9% delle attività è stata paralizzata da inizio di marzo fino al 12 di maggio, e ancora oggi è ripartita soltanto, come dicevo prima, una piccolissima parte. Francesco, prego. Sì, siamo anche noi, potrà immaginare, avvocato, abbiamo segnalazioni da parte di, lo dicevo prima, abbiamo molti ascoltatori che hanno questo impegno, questa professione, e quindi ci segnalano le difficoltà e il fatto che comunque è una categoria che è stata discriminata, no? E questo è ancora più curioso sapendo che un avvocato ha delle armi, ha la legge dalla sua alla quale attingere, alle quali attingere per portare avanti le proprie istanze, no? Perché non siete riusciti ancora ad avere giustizia rispetto appunto ai limiti che per la vostra professione? Perché a livello politico non è stata capita anche all'interno delle professioni la peculiarità del ruolo
degli avvocati e le difficoltà oggettive che noi abbiamo avuto anche rispetto agli altri professionisti. In generale, come professionisti siamo stati ascoltati molto poco. Considerate che l'unica provvidenza diretta che abbiamo ricevuto è stato il pagamento per coloro che avevano i redditi inferiori ai 35.000 euro o in particolari condizioni anche dai 35 ai 50, ma dovevano dimostrare una riduzione del fatturato. Ecco, tutti questi soggetti hanno avuto un beneficio soltanto per il mese di marzo di 600 euro. Però voi capite che stiamo a giugno e oggettivamente la situazione diventa complicata. Sono state previste ulteriori erogazioni, però ancora non sono stati posti in essere gli atti attuativi e quindi molti colleghi devono far fronte soltanto. È un problema molto diffuso, Presidente, questo tra chi aspetta la cassa integrazione, no? Gli emolumenti della cassa integrazione. Una credenza da riposizionare meglio è quella che un avvocato sia quella dell'avvocato una professione da abbienti. Non è sempre così, naturalmente, no? È un lavoro come altri. Sì, basti pensare che noi a Roma, prima l'amico Guidi ha detto che siamo 31.000 iscritti, in realtà siamo 26.000 avvocati iscritti e circa 5.000 praticanti, ma degli iscritti avvocati oltre il 50% ha percepito di questo beneficio, di questo reddito di ultima istanza. Questo vuol dire che la professione non naviga nell'oro, anzi sicuramente in questo momento e da qualche anno già sono più le zone d'ombra e di crisi rispetto ai colleghi più fortunati e più privilegiati che magari hanno avuto la possibilità di iniziare la professione qualche decennio prima e probabilmente ancora oggi riescono a vantare una posizione, diciamo, sul cosiddetto mercato delle professioni che gli consente di vivere, non dico di diventare ricchi, perché ormai chi fa il professionista non diventa più, ma quantomeno di avere una condizione economica dignitosa. Quindi la situazione è drammatica, alcuni parlano di progressiva proletarizzazione delle professioni, che è una espressione un po' contraddittoria, ma in realtà fotografa bene la situazione, soprattutto quella delle grandi città come Roma, Napoli, Milano, Bari, Palermo stessa, dove in effetti soprattutto i giovani hanno delle difficoltà enormi per poter iniziare a lavorare e raggiungere un sostentamento dignitoso. Antonio, io sto notando, Presidente, che nonostante tutto quello che sta accadendo e di un governo casalino che promette e mantiene poco, un po' perché non può, un po' perché non riesce a farlo per tanti motivi di sciatteria, incapacità e anche perché la situazione realmente è difficile, però vedo che le forze sindacali, di fronte a un milione di persone in cassa integrazione che non percepiscono soldi, alle vecchie e nuove povertà che esplodono, alle scuole che non riaprono, ma siamo tutti matti, e agli avvocati che come te sono presidio di libertà, non vengono minimamente filati di pezza, ma diciamocela tutta. Voi avete fatto qualche flash mob, ma una volta si facevano manifestazioni, i sindacati facevano scioperi generali, magari virtuali. Oggi sembra quasi una specie di rassegnazione che è peggio del virus. Tu che sei sensibilissimo alle cose, cosa pensi su questo? Ma quello che dice è estremamente vero. I due settori essenziali che lo Stato deve assicurare, oltre alla salute, sono l'istruzione e la giustizia. E in due di questi settori, cioè quantomeno l'istruzione e la giustizia, lo Stato in questo momento è fermo. E con delle previsioni anche, se vogliamo, sovrabbondanti, illogiche e irrazionali rispetto allo stato dei fatti. Basti pensare che il nostro legislatore ha previsto all'articolo 87 del decreto legge 18 del 2020 il ricorso al cosiddetto lavoro agile in via generalizzata e per tutti. Ora è evidente che il lavoro agile ha un senso in strutture e in amministrazioni dove il livello della telematica è così sviluppato da consentire a chi sta a casa di lavorare, ma non ha nessun senso prevederlo in via generalizzata in amministrazioni dove lo sviluppo della telematica resta al palo e quindi coloro che stanno a casa
non possono agilmente fare nulla o possono fare pochissimo. Il caso della giustizia è uno di questi, perché noi abbiamo interi settori, penso al processo penale e penso alla giustizia di prossimità del giudice di pace, civile e penale, dove in realtà il processo non è telematico, il processo è ancora cartaceo, e quindi in tutti questi settori prevedere il ricorso indiscriminato al lavoro agile e quindi sguarnire le cancellerie e gli uffici giudiziari di personale ha determinato e sta determinando la paralisi effettiva. Ora, questo già era opinabile prima nella cosiddetta fase 1, anche perché a fronte di questo invece altri cittadini veniva chiesta una sorta di eroismo. Pensiamo ai cassieri dei supermercati, ai quali veniva consentito e imposto l'onere di lavorare, pensiamo agli infermieri e a tanti altri lavoratori che hanno lavorato. Invece per la giustizia si è ritenuto che si potesse agilmente lavorare da casa. Questo in realtà nella fase 1 appunto era criticabile, nella fase 2 è inconcepibile. Nel momento in cui hanno riaperto tutti, hanno riaperto i supermercati, gli ipermercati, i cittadini possono andare a prendere l'aperitivo, sia pure mantenendo i presidi sanitari ordinari e la distanza di sicurezza, non si capisce perché invece soltanto i tribunali, e io aggiungerei la scuola, vengono individuati come posti dove evidentemente il coronavirus si è tale da essere più infettante rispetto che a altri posti, perché io poi non credo che questi che stanno a casa e lavorano agilmente poi non escano di casa per fare la spesa, non vadano alla posta, non si prendano un aperitivo, non vadano a trovare la fidanzata o la madre a casa. Allora, se fanno tutte queste attività, non si vede perché l'unica attività che gli debba essere preclusa è quella di recarsi in tribunale o a lavorare a scuola. È veramente un mistero quasi inconcepibile, perché riguarda soltanto in via prevalente queste due amministrazioni. Ancora un attimo, allora facciamo così, con noi c'è anche un nostro amico che è l'avvocato Paolo Cotronei, che è chiaramente sensibile ai problemi che sta esponendo il presidente Galletti, come tutti gli avvocati. Paolo, buongiorno, buongiorno, benvenuto. Ah, ecco, soltanto un attimo che stiamo vedendo di recuperarlo. Le arrivano, presidente Galletti, anche sì, i saluti del presidente della commissione pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia, che segnalava un accordo a tutela legale, sì, per le donne, realizzato proprio insieme al Consiglio dell'Ordine. Sì, devo dire che l'onorevole Mattia è stata particolarmente vicina e sensibile alle esigenze degli avvocati e dei professionisti in generale. Già a aprile dell'anno scorso la Regione Lazio ha emanato una legge all'unanimità, tra l'altro, che garantiva l'equo compenso, che garantisce anzi l'equo compenso per i professionisti che lavorano per la regione, per gli enti strumentali regionali. E poi recentemente, la settimana scorsa, la Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma quale ordine distrettuale, per garantire a tutte le donne in difficoltà la possibilità di avvalersi di strumenti ulteriori oltre quelli già previsti dal legislatore, e quindi di avere assicurato una difesa di qualità, assumendosi la regione l'onere economico di Benissimo, questa difesa. Quindi molto bene, un passo molto importante. Paolo Cotronei, avvocato Cotronei, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sentiamo, insomma, erano istanze che ci avevi esposto anche qualche giorno fa e che il presidente Galletti certamente conosce bene, anzi insieme ad Antonio Guidi ne parlava proprio poco fa. Che cosa possiamo aggiungere, Paolo? Guarda Francesco, allora io prima un dato di fatto. L'ultima udienza che ho fatto è stata il 6 marzo. Da marzo fino ad oggi tutte le udienze che avevo sono state rinviate a dopo l'estate, se va bene, molte udienze sono state rinviate addirittura al 2021. Questa è la situazione che si è creata e generata perché, e questa è la domanda che poi volevo rivolgere al presidente Galletti, se è stata una buona idea quella del governo di dare questa delega in bianco ai presidenti dei tribunali di tutta Italia di gestire la fase della chiusura e poi la fase successiva, questa qui della riapertura. Cioè dare questa delega in bianco ai magistrati è stata una buona idea? E qual è
poi la funzione, il ruolo che ha avuto il Consiglio dell'Ordine nella gestione di questi protocolli, perché sostanzialmente è successo che si sono generati un centinaio di protocolli per tutti i tribunali, ognuno diverso l'uno dall'altro, che ha generato questo caos. E poi volevo aggiungere una nota maliziosa: è sbagliato pensare che magari il magistrato a fine mese comunque lo stipendio ce l'ha e si pone poco il problema di non lavorare, mentre noi sfido chiunque a non lavorare per 6, 8, 10 mesi, no? Quindi certo, cioè la differenza è lampante, avvocato Cotronei. Presidente Galletti. Allora, sul primo quesito, quello relativo alla delega che il legislatore ha lasciato ai capi degli uffici giudiziari per modulare le attività sia nella fase 1 sia nella fase 2, la domanda del collega è assolutamente centrata e pertinente. Io ritengo che probabilmente si sia esagerato da questo punto di vista. La delega poteva avere un senso nella prima fase, perché ovviamente le udienze che si potevano fare a Roma o a Palermo erano diverse da quelle che si potevano fare a Milano o nel circondario di Codogno, per fare un esempio, e quindi aveva un senso prevedere la possibilità di graduare le attività giudiziarie, e chi meglio dei capi dei singoli uffici giudiziari era in grado di capire le esigenze del territorio e quindi di modulare anche i provvedimenti. È meno giustificabile questa facoltà nella cosiddetta fase 2, dove invece ormai, come abbiamo visto, la pandemia sta progressivamente scomparendo, e dove tutte le attività sono riprese, compresi i collegamenti tra regioni e anche con alcuni paesi esteri. Devo dire poi che su questo si è inserito un vezzo tipicamente italiano, e cioè che è quello che ciascun capo di ufficio giudiziario ha utilizzato questa potestà discrezionale che gli viene attribuita nella maniera più varia. Quindi noi oggi assistiamo a una sorta di giustizia a macchia di leopardo, dove i colleghi magari di Roma, se devono fare un'udienza a Latina piuttosto che a Milano, devono studiarsi decine di linee guida emanate dai capi dei singoli uffici giudiziari, perché magari in un foro è previsto che la trattazione scritta viene fatta due giorni prima dell'udienza, in un altro foro bisogna depositare le note 5 giorni prima, in un altro foro ancora 10 giorni prima, e magari in un altro la mattina stessa dell'udienza scritta. Capito. Questo ha comportato delle difficoltà veramente significative. Gli ordini sono intervenuti cercando di stipulare, laddove possibile, dei protocolli. Noi per esempio a Roma nel civile ne abbiamo fatti soltanto due, uno con la sezione sesta che riguarda gli sfratti e le locazioni, uno l'abbiamo fatto con la sezione lavoro, perché erano particolarmente vantaggiosi per i colleghi. In tutti gli altri casi però non era obbligatorio per gli uffici giudiziari avere il consenso degli ordini, ma la legge ha previsto soltanto che fosse sentito l'ordine e l'autorità sanitaria. Ma voi sapete, che mi insegnate, che sentire non vuol dire concordare, e quindi noi per esempio soltanto a Roma abbiamo raccolto circa 8 kg di linee guida. Io ho fatto un video che è diventato virale. 8 kg di linee guida? Ho pesato. Allora, Presidente, dobbiamo fermarci, perché abbiamo ancora l'ultima domanda del professor Guidi e poi dobbiamo chiudere. Antonio. Ma questi 8 kg pesano tanto, ti fanno capire come, più che risolvere i problemi, li spostiamo in avanti. Ma Casarino ci dà racconto anche di questo. Presidente, io concludo sempre con Francesco Vericovic con una cosa concreta. Le persone con disabilità soffrono ancora di più tante carenze della giustizia, tanto che io ho parlato di diritti deboli. Mi piacerebbe tanto una sezione dei tribunali, cominciando da Roma, specifici per le disabilità che hanno problemi specifici. Però vorrei cominciare con una cosa piccola, grande, e te lo dico da utente, sia come consulente di parte, come consulente del tribunale e anche come vittima, penso, di alcune ingiustizie. Piazzale Clodio non ha barriera architettonica, ma la vecchia sezione del tribunale ha via delle milizie. Lo sai che per
entrare dentro, ti pigliano con una carrucola a mano che per due volte mi sei bloccata e sei arrivata in ritardo dopo una paura. Presidente, ne vogliamo battere queste belle architettoniche. Te se puoi, lo so che ce la fai, perché veramente la giustizia deve essere un po' più giusta, come dicevo con il mio amico avvocato Ciano, con le persone che più dell'altro soffrono di ingiustizie 24 ore al giorno. Ma non voglio fare vittimismo, siamo forti e coraggiosi, non siamo fragili, però un occhio di riguardo in più. A me che la giustizia qualche volta come la fortuna è bendata, però si sbendi rispetto alla disabilità. Presidente. Assolutamente ragione, da questo punto di vista uno dei tanti problemi è quello delle strutture giudiziarie che non sono assolutamente adeguate, soprattutto in città come Roma sono situate in posti che sono stati organizzati non inizialmente studiati per ospitare tribunali, ma sono prevalentemente ex caserme o comunque strutture che poi sono state adattate, e le conseguenze di questo sono evidenti sia per le persone più fragili, come è stato evidenziato giustamente, ma sono evidenti anche in questo periodo di pandemia, perché l'autorità sanitaria addirittura impedisce che possano celebrarsi udienze, per esempio in aule che non hanno una dimensione delle finestre adeguata per garantire il ricambio d'aria, e quindi questo è un fattore che limita ulteriormente la ripresa dell'attività giudiziaria. Da questo punto di vista il governo e il nostro Parlamento dovrebbe intervenire più che legiferando continuamente, cambiando le norme e investendo nella creazione di nuovi codici e quindi intervenire su una normativa, invece non dovrebbe mettere mano a questo, ma mettere mano nelle tasche, le mani nelle tasche, e trovare i danari per garantirci delle strutture idonee e moderne e possibilmente con il funzionamento della telematica adeguato e anche delle risorse di personale adatte. Ora, per il personale l'ultimo decreto ha previsto qualcosa delle assunzioni nel comparto della giustizia, ma confidiamo nel fatto e speriamo che il Ministro voglia provvedere veramente con estrema urgenza, perché come dico sempre i diritti e libertà dei cittadini non vanno in quarantena e anzi hanno necessità di essere tutelati soprattutto nei periodi di crisi. E chiudiamo così, Antonio, ringraziando il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti.